Buonasera a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani, io sono una coach, un'insegnante, una formatrice che opera nel settore della crescita personale e spirituale. Ho appena concluso una lettura angelica, sono arrivati dei messaggi dagli angeli, io lavoro con l'Arcangelo Michele in particolar modo, e mi occupo anche della legge dell'attrazione, perché manifestare attraverso l'energia, cambiando la nostra energia, noi cambiamo la nostra realtà. Quindi volevo spiegare attraverso questo video come il processo di manifestazione dell'abbondanza e quindi la realtà che noi vogliamo creare consapevolmente con l'utilizzo della legge dell'attrazione può essere bloccato se ci sono alcuni fattori, ok? Perché molte persone si chiedono perché non riesco a manifestare, perché non riesco a utilizzare la legge dell'attrazione. In realtà la legge dell'attrazione funziona, siamo noi che dobbiamo rimanere sintonizzati in frequenze molto alte per la maggior parte del giorno e per tanti giorni, ok? Quindi se noi abbiamo un obiettivo, un sogno da realizzare, più noi siamo in risonanza col sogno e più noi riusciamo a manifestarlo nel piano della realtà, va bene? In realtà sembra un gioco di parole, non riusciamo a creare ciò che vogliamo se ci sintonizziamo per poco tempo sull'obiettivo, vibrando in una frequenza di gioia, di amore, di gratitudine, e poi durante tutto il giorno abbiamo pensieri negativi, parliamo male, abbiamo bassa stima di noi stessi, un'immagine sbagliata di noi stessi, non crediamo nei miracoli, non crediamo nella legge dell'attrazione, un po' ci crediamo, un po' no. Ecco che tutto questo sabota la manifestazione dei nostri sogni. E quindi questo, io l'ho già detto in altri video, è importante salire nella scala emotiva e sono tanti i passaggi, però prima di parlare di gratitudine, prima di parlare di gioia, iniziamo a parlare di come uscire dalle basse frequenze vibratorie che ci impediscono di manifestare quello che vogliamo. Ok, attraverso le carte, praticamente, magari voi non siete amanti delle carte, però sono usciti dei messaggi molto profondi. Lasciare andare sentimenti di gelosia. Ok, se ad esempio il mio sogno è quello di avere successo in un determinato settore, voglio dire, oppure sono uno sportivo, una sportiva e voglio avere successo, voglio diventare la numero uno, molte persone, soprattutto che hanno obiettivi sportivi, mirano a diventare i numeri uno. Però in realtà la competizione che tu hai non la dovresti avere con le altre persone, ma magari dovresti cercare di dare il meglio di te per raggiungere il tuo massimo potenziale e non la rivalità con gli altri, cioè se le altre persone hanno più successo, più spontaneamente, più liberamente o perché magari lavorano più sodo, anziché dire trovare delle scuse per le quali tu non sei riuscito, non sei riuscita ad avere successo, oppure criticare le altre persone che magari hanno più successo, ecco, questo energeticamente e vibrazionalmente parlando, non porterà abbondanza nella tua vita, ma ti porta a scendere giù nella frequenza e va contro le leggi dell'amore. Va bene? Perché manifestare abbondanza, la vera abbondanza, risponde solo a una sorgente, risponde solo a una frequenza che è la frequenza dell'amore, va bene? Noi siamo tutti connessi a questa frequenza e dobbiamo imparare a risuonare in questa frequenza per manifestare la vera abbondanza, perché il vero successo, care anime infinite, è quello che ti porta alla gioia, è quello che ti porta all'appagamento, è quello che ti porta l'allegria, la spensieratezza e la creatività.
Perché se il tuo obiettivo è di ha una natura egoica, ok? E magari riesci anche con la legge dell'attrazione, per carità, a manifestare ricchezza o successo, ma dentro sei infelice, è veramente una disconnessione dalla sorgente dell'amore, da chi tu sei veramente, e anche se raggiungerai quell'obiettivo, tu non sarai mai felice. E questo lo insegna anche l'Arcangelo Michele negli insegnamenti che mi ha portato personalmente. Quindi vorrei portare una visione della legge dell'attrazione un pochino più in questa direzione, nella direzione dell'amore, va bene? Quindi zero gelosia, lasciamo andare la gelosia, la competizione, la rivalità e le critiche verso noi stessi e verso gli altri. Uscire dalla lamentela. Quindi ripeto, inutile che noi la mattina appena ci alziamo visualizziamo il successo, la notte prima di andare a dormire visualizziamo il successo e poi durante tutto il giorno usciamo per strada, andiamo a bere il caffè con gli amici o con un'amica, oppure parliamo al telefono con qualcuno e iniziamo a parlare male di Tizio, di Caio. E magari parliamo male di noi stessi, iniziamo a sentirci indegni, stiamo male con noi stessi, parliamo male della politica, parliamo male del mondo, del pianeta, va tutto male. Ecco, noi non, come possiamo noi manifestare abbondanza se in 24 ore ho dedicato 17 secondi di mattina, 17 secondi di sera prima di andare a dormire per manifestare i miei sogni e poi durante tutto il giorno ho vibrato in una frequenza disarmonica veramente totale. Ecco che così si allungano i tempi di manifestazione, va bene? Spero che questo sia chiaro. E poi un'altra cosa, magari le persone non parlano di questo, un'altra cosa che blocca la manifestazione dei nostri sogni è proprio si tratta di cose che riguardano vite precedenti, ok? Prendiamo in considerazione il fatto che noi siamo anime incarnate in un corpo umano, che viaggiamo nel tempo, nel senso che abbiamo fatto più esperienze di vite, quindi questa abbiamo delle vite passate, soprattutto chi è nell'ambito della spiritualità, soprattutto chi ascolta e si informa sulla legge dell'attrazione, sicuramente un'anima un pochino più antica rispetto ad altre che dicono che la legge dell'attrazione è una fesseria, capite? Non è un discorso di frequenza. C'è chi conosce e riconosce la legge dell'attrazione perché? Perché sa che è una legge universale, lo dà per scontato, non ha bisogno nemmeno di prove scientifiche, anche se oggi, grazie a Dio, attraverso la fisica quantistica è anche possibile spiegare certi concetti, no? Dal punto di vista della scienza. Ma tornando a quello che voglio dire sulla spiritualità, una persona spirituale sa che una cosa è vera perché risuona con questa legge, no? L'ha già sperimentato in altre vite, quindi sa che è vero. Quello che voglio dire io è questo: se tu hai vissuto in altre vite, in questa vita non riesci a manifestare prosperità, abbondanza, oppure riesci a manifestare ricchezza e dopo un po' hai un crollo, hai dei fallimenti, delle perdite, e hai delle situazioni che magari si ripetono anche ciclicamente e non ti spieghi il perché, molto probabilmente hai delle lezioni da imparare su questo, e quindi ci sono due cose da fare. Allora, hai dei crolli, ok? Non riesci a salire nella frequenza, non riesci a manifestare più soldi, non riesci a manifestare delle amicizie, cioè ci provi in tutti i modi, magari ti iscrivi in palestra e non riesci a fare amicizia, no, non c'è niente da fare, sei timido, sei timida, non ci riesci. Hai mille blocchi, ecco che forse è il caso di sciogliere i cosiddetti voti di povertà. Se non riesci a manifestare abbondanza, e voti di privazione alla gioia e all'abbondanza. Ricordiamoci che in altre vite le persone molto spirituali, molto probabilmente o facevamo parte di qualche religione o di qualche sistema di credenze, e molte persone, soprattutto le anime, cosiddette anime antiche, hanno fatto i cosiddetti voti di povertà, di privazione alla gioia, all'abbondanza, di castità e così via, capite? Quindi vanno sciolti come? E basta scrivere delle affermazioni positive. Io posso suggerirvene una adesso, però volevo anche ricordarvi che ho scritto, per chi non lo sa,
il processo di liberazione che voi trovate nelle risorse gratuite del mio sito connessioneangeliche.com. È tra le risorse completamente gratuito, lo potete scaricare anche in PDF e recitarlo, oppure potete ascoltarlo registrato in MP3, MP4 con la mia voce. E questo è veramente, veramente potente, ok? Ho ripetuto veramente due volte per farvi capire, veramente strong. È una preghiera molto, molto potente che può aiutare a sciogliere questi voti di povertà, di castità e di privazione alla gioia, all'abbondanza, alla felicità, alla creatività e all'amore infinito che la vita può donarci, ok? Quindi abbiamo parlato dell'aspetto A, numero uno, quindi sciogliere questi voti. L'aspetto numero due riguarda quelle persone che ciclicamente praticamente non fanno altro che manifestare delle situazioni simili, magari con persone diverse, in luoghi diversi, a distanza di tempo di un anno, di 2 anni, di 3 mesi. Non si spiegano il perché, ma come ho cambiato lavoro e anche qui in incontro persone così, oppure ma come? Ho cambiato compagnia e ritrovo persone analoghe, simili che si comportano nello stesso modo, oppure ho cambiato già 3 fidanzati e poi alla fine si comportano tutti allo stesso modo con me. Cosa sta succedendo? Ecco che la vita ci porta a, come dire, a ripetere delle situazioni analoghe, e questi gli insegnamenti che bisognerebbe trarre da queste esperienze, bisognerebbe cercare di analizzare. Però c'è anche un percorso eventualmente di coaching da fare su questo, però qua stiamo parlando di come sciogliere queste situazioni. E molto spesso noi ripetiamo delle situazioni analoghe quando c'è un trauma alle spalle, per quello che non riusciamo a manifestare i nostri desideri, capite? E quindi per eliminare il trauma è importante il cosiddetto processo del perdono. Bisogna imparare a perdonare. Per manifestare noi dobbiamo perdonare, perché se no noi non riusciamo veramente a creare quello che noi vogliamo, capite? Quindi se ci sono questi blocchi, oppure fate tutto quello che vi è stato insegnato sulla legge dell'attrazione, ci sono tantissimi strumenti, va bene, magari in un altro video ne parleremo, però non riesci lo stesso a manifestare. Ecco, questa è mancanza di perdono. Uscire quindi dalla rabbia, dal dolore, dalla sofferenza, dalle basse frequenze, in poche parole, trascendere l'ego per manifestare abbondanza. Per chi non sa come perdonare, e vi capisco, perché quando la vita mi ha portato a dover perdonare delle persone, io non sapevo come fare. Ho fatto tanta ricerca, ho studiato tanto, e alla fine ho scritto questa preghiera, mi è stata dettata dagli angeli, dall'arcangelo Michele. Si chiama Processo del Perdono. È veramente di grandissimo aiuto a tutte le persone che lo fanno, stanno avendo dei grandissimi risultati. Lo potete trovare sempre nelle risorse gratuite del mio sito connessioniangeliche.com. Va bene? Quindi queste sono risorse gratuite, sono preghiere, sono delle affermazioni di dove noi appunto affermiamo ciò che vogliamo manifestare. Per quanto riguarda come dire, il processo di liberazione dei voti di povertà, vi suggerisco una frase. Un esempio: io, Rossella Pani, sciolgo tutti i voti di povertà, di castità, di privazione alla gioia, alla felicità, all'allegria, alla creatività che riguardano questa vita sulla terra, le altre vite, in tutti i sistemi di realtà, in tutte le dimensioni e direzioni del tempo-spazio dove io esisto come anima infinita. Io, Rossella Pani, scelgo in questa vita di essere potente. Io sono potente. Io manifesto e creo la realtà che io voglio. Io sono un potente magnete, una potente calamita in grado di attrarre tutto ciò che io voglio. Io, Rossella Pani, creo la mia realtà. E poi potete fare una serie di affermazioni positive con i vostri obiettivi, con le date di scadenza. Ad esempio, io, Rossella Pani, ho comprato la casa dei miei sogni entro il 31/12/2021, ok?
Lavoro che io insegno nel coaching in realtà non è la semplice affermazione positiva, ma è un lavoro, un vero e proprio lavoro di riprogrammazione, perché non c'è solo l'affermazione che già è potente, già il pensiero, l'affermazione, il focus e la ripetizione come un mantra è potente, ma è un lavoro dove porterò le persone ad essere ricaricate energeticamente nella frequenza della gioia, della gratitudine e della bellezza. E questo crea un imprinting, quindi l'associazione dell'affermazione a un'emozione di gioia, perché l'universo risponde anche alle parole, ma soprattutto alle parole in associazione alle emozioni. In questo caso di gioia, di allegria, di creatività nella direzione dei vostri sogni, dei vostri obiettivi personali, quindi della vostra parte umana, ma anche dell'anima, della vostra parte divina. Ok? Bene, io spero di avervi spiegato queste due o tre cose dell'importanza di eliminare l'ego per manifestare i vostri sogni. Se siete interessati a fare un percorso di coaching con me, io utilizzo una modalità molto potente chiamata Logos Healing. Questa tecnica vi aiuta ad eliminare tutti i sistemi di credenze, tutte le paure, tutte le emozioni negative, la mancanza di perdono, quindi tutto l'aspetto della liberazione della vostra energia, quindi dei vostri pensieri, delle vostre emozioni, del vostro modo di parlare, di pensare, di sentire. Quindi vi è proprio una purificazione, una liberazione e poi vi sarà il processo di riprogrammazione. Quindi andare a sovrascrivere le vostre credenze, andare a parlare al nostro inconscio e alla nostra energia, alla nostra anima in un modo da sentirci in armonia con l'amore, in armonia con la legge dell'attrazione, in armonia con i nostri sogni, con i nostri obiettivi. Se vi può interessare di collaborare con me, di lavorare con me attraverso questo percorso di coaching, potete contattarmi e io vi spiego meglio di che cosa si tratta. Io vi saluto e buona manifestazione dei vostri sogni. A presto, ciao ciao!